Crisi, le pensioni che non bastano. Sono ormai oltre 300.000 le richieste di prestiti da parte di sessantenni. Un sondaggio rivela che la somma e la durata del prestito si convertono in una rata media mensile che oscilla attorno ai 300 euro. Un numero così alto di richiedenti rivela come il ricorso ai finanziamenti sia ormai un'abitudine anche tra i più anziani, ma dall'altro racconta come la congiuntura economica abbia messo in difficoltà una fetta considerevole della popolazione italiana. A ulteriore riprova di questo è il fatto che più di un quarto del campione chiede un prestito per liquidità, per avere cioè una maggiore disponibilità di contante con cui affrontare le spese quotidiane. Seguono nell'ordine le richieste di chi ha bisogno di denaro per ristrutturare la casa, per comprare un'auto, e l'11,1% poi ha bisogno di un prestito per consolidare i propri debiti, vale a dire per riunire i finanziamenti già in corso creando un unico prestito. A livello regionale, le aree in cui la percentuale di richieste da parte dei pensionati supera notevolmente la media nazionale sono la Campania e la Puglia. Qui arrivano a rappresentare il 7,6% del totale. Crisi. Presidio FIOM CGIL davanti al Pirellone a Milano. Contro la crisi occupazionale che ha colpito i lavoratori di alcune aziende lombarde, Thales, Maflov, Jabil, Agile Eutelia e Novoceta, stamattina alle 9.30 a Milano è cominciato il presidio organizzato dai sindacati FIOM CGIL, CUB e RSU davanti al Pirellone. Fiat Europa, meno 7,8% le immatricolazioni del gruppo a settembre. Nei primi 9 mesi dell'anno il gruppo Fiat ha immatricolato in Europa 749.417 unità, in calo del 12% rispetto alle 851.452 auto dello stesso periodo di un anno fa. Rispetto ai singoli marchi del gruppo Fiat, a settembre ha ceduto in Europa il 12,7% a 58.928 unità. Lancia Chrysler ha venduto a settembre 9.029 unità, segnando un incremento del 16,9%. Alfa Romeo ha ceduto a settembre in Europa il 2,6%, attestandosi a 10.792 unità. Continua intanto il boom del marchio Jeep, che a settembre ha registrato un incremento del 132,5%. Diseguaglianze. Banca Italia. L'Italia è tra i paesi più arretrati per il divario uomo-donna. L'Italia è un paese che in termini di divari di genere si colloca tra i più arretrati nel mondo. Nelle classifiche internazionali, infatti, siamo al 74esimo posto, fanno meglio di noi tutti i paesi europei, peggio solo il Giappone tra i paesi industrializzati. A lanciare l'allarme il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, che ha aperto i lavori del convegno Crescita economica, equità, eguaglianza e ruolo delle donne. Nelle varie componenti dell'indice, l'Italia ha una posizione un poco migliore per quanto riguarda l'istruzione, ma con riferimento alla partecipazione economica scendiamo addirittura al 97esimo posto su 134 paesi, ha ricordato il direttore generale di Palazzo Koch. Quanto all'occupazione, nel 2010 era occupato il 46,1% delle donne tra i 15 e i 64 anni contro il 67,7% degli uomini. Il divario è particolarmente pronunciato nel Mezzogiorno, dove solo 3 donne su 10 lavorano. Sempre secondo Saccomanni, fattori economici ma anche culturali contribuiscono a spiegare questa arretratezza. Ma gli effetti economici di una maggiore presenza delle donne nella vita economica possono essere rilevanti sul sistema del complesso per il tramite di una maggiore occupazione qualificata, ma ci sono anche effetti indiretti. Le donne, dice Saccomanni, ai vertici sono portatrici di elementi di governance migliori e di comportamenti meno rischiosi. I vantaggi che le banche e le imprese ne trarrebbero sono evidenti. Indignati. Appello per marcia globale il 29 ottobre, prima del G20, per chiedere applicazione della Robin Tax sulle transazioni finanziarie. Gli Indignados si preparano a scendere in piazza in tutto il mondo il prossimo 29 ottobre in vista del G20 in Francia, lo riporta la rivista Ad Pster. L'appello, lanciato dal movimento Occupy Wall Street,
ricorda la grande manifestazione del 15 febbraio 2003 contro la guerra in Iraq, a cui parteciparono 15 milioni di persone in 60 paesi diversi. Ora, secondo gli indignati di Wall Street, c'è la possibilità di ripetere quella giornata, scendendo in piazza il 29 ottobre, per chiedere ai leader del G20 di imporre immediatamente una Robin Hood tax dell'1% a tutte le transazioni finanziarie e al commercio di valuta.